Ok, si è aperta ufficialmente la prima giornata del WMF e con un concerto di apertura di Roy Paci e Ray Tusca. Ciao, sono qui con Roy. Ciao Roy, ciao, ciao a voi. La prima domanda, per quanto banale, è d'obbligo, cioè com'è stato tornare a suonare in presenza e a fare spettacolo non soltanto per il pubblico ma con il pubblico in un certo senso? Beh, è stato emozionante, devo dire la verità. In tantissimi anni di carriera che mi ritrovo alle spalle, ma veramente tanti, io quest'anno faccio probabilmente, siamo a 40 anni di concerti, perché ho iniziato veramente piccolo e devo dire che ho avuto una forte emozione proprio per il fatto che questo lasso di tempo che ci siamo lasciati alle spalle ha veramente scombinato un po' tutti i piani e quello che ha anche proprio una, come si dice, un fattore biologico, no? Di fare concerti. Io sono più o meno 200 date l'anno, quindi in media, e mi sono ritrovato veramente come tutti i miei colleghi, spiazzato. Ritornare su un palcoscenico è stato emozionantissimo, ma è bello provare anche l'emozione. L'unica cosa è che siamo un po' azzoppati, perché il concerto fruito in questo modo, soprattutto il nostro, è un concerto a metà, e la gente è costretta a stare seduta, le mascherine, insomma, c'è un po' di impedimento. Ma ecco, ci sarà modo di recuperare, diciamo, nei prossimi mesi, nel senso che questo primo concerto di apertura è anche stata la prima tappa del vostro nuovo tour, La Despedida, un tour un po' particolare. Ci puoi parlare un po' di... Sì, è un tour che in effetti sarà fatto anche per celebrare, diciamo, questa bellissima storia, che è la storia di Roy Paci e Ray Tusca, di questo progetto che ha 25 anni e che al momento sulla carta ho deciso di chiudere, però qua non si sa mai, tutto è sempre molto aleatorio, come quello che non ci aspettavamo, ecco, nell'anno passato può succedere di tutto, però effettivamente mi sto congedando, diciamo, dal mio pubblico nella maniera più bella possibile, quella di veramente di suonare e di celebrare la nostra attività. L'ultima domanda che ti faccio è questa: sei sempre stato molto attivo attraverso la tua arte, la musica, parlare di cultura della legalità, lotta alla mafia. Ne abbiamo parlato anche a giugno con il giudice impostato. Sì. Ti volevo chiedere questa cosa: quanto è importante anche per le nuove generazioni avere la consapevolezza che la musica non è soltanto, cioè che la musica può essere anche veicolo di informazione, denuncia, sensibilizzazione, così come abbiamo detto prima per la storia di Pasqualino, anche per la lotta alla mafia è importante avere questa consapevolezza della potenza. Certo. Della musica come mezzo. A parte che Luisa è una grandissima amica e io sono contento che voi avete avuto, diciamo, l'occasione di conoscerla, però per quanto riguarda tutta la storia che noi da sempre ci portiamo dentro, anche una vera e attiva lotta alle ingiustizie, alla mafia, ma anche quello che è stato anche il nostro impegno attivo, il nostro fare politica senza essere politici, fare politica, quindi cambiare ogni istante della nostra esistenza in piccole azioni, degli atti che ci permettono di, soprattutto, di andare in contrasto con quello che è la cosa sbagliata, la cosa non giusta, il fatto di uscire anche dai luoghi comuni soliti della nostra terra e far soprattutto emergere quella che è la parte più bella della nostra Sicilia, cioè, e soprattutto, cioè, allontanare l'idea che non è più quella la terra dei carretti e delle coppole, ma noi abbiamo una Sicilia che può stare benissimo al passo di tante altre metropoli, cioè in questo momento Palermo, cioè, non ha nulla a che invidiare alle altre città italiane, lo dico perché ci vivo da 3 anni e noi in questo momento siamo all'avanguardia sotto tanti punti di vista. Si possono trovare delle incongruenze, ma le incongruenze io le trovo anche a Milano, le trovo tantissime anche a Roma soprattutto. E quindi di cosa stiamo parlando? La Sicilia non è quella che è sempre stata raffigurata, ma è soprattutto una terra fatta di giovanissimi che stanno veramente spaccando nel mondo. Abbiamo dei grandissimi talenti che vanno fuori non perché scappano da questa terra, ma perché semplicemente fanno un upgrade per poi tornare, come ho fatto io e come fanno tanti, nella terra, a dare agli altri, quelli che arrivano, nozioni e dare esperienze, tradizioni. Quindi, a differenza di quello che si è sempre pensato, non è un fuggire, ma è solamente creare nuove prospettive. Io ho dovuto imparare a confrontarmi con il resto del mondo per poter tornare alla mia terra adesso e poter dire: faccio il produttore, faccio quello che aiuta i più giovani, ma senza una conoscenza come avrei potuto fare. Quindi non si fugge da quella terra, ma si va solamente alla ricerca di
di innovazione e soprattutto a confrontarsi con il resto delle altre comunità per poter poi portare tutto in questa terra e non avere assolutamente, non temere il confronto con nessuno. Scusa, l'endorsement della mia Sicilia però è doveroso. Assolutamente doveroso, certo. Va bene, io ringrazio Roy Paci per essere stato grazie con noi a te. Per aver regalato un'apertura straordinaria. Grazie, scusate, sono sudatissimo, non mi aspettavo, però vabbè. Quindi ci vediamo alla prossima, e vi ringrazio, continuate a seguire il festival su tutti i suoi canali ufficiali e come sempre l'augurio rimane, buon festival. Grazie a voi.